Ore decisive per il giallo di Jessica Lattucca, che potrebbe avere una svolta tragica. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento e il RIS di Messina starebbero cercando il cadavere della 27enne di Favara, madre di quattro figli, svanita nel nulla lo scorso 12 agosto. I militari dell'arma stanno mettendo al setaccio alcuni terreni a Naro, un piccolo comune poco distante da Favara. Inoltre, i cani molecolari hanno accompagnato gli investigatori nella perquisizione dell'abitazione di Filippo Russotto, ex compagno di Jessica, che però, secondo quanto dice l'avvocato Salvatore Cusumano, non è iscritto nel registro degli indagati. La casa rurale, disabitata da 14 anni, dotata di un pozzo e di un forno, si trova in contrada Burra Itorto tra Favara e Naro. Si sta perlustrando inoltre tutta l'area vicino al fiume Naro. Qui gli inquirenti sospettano possa essere stato occultato il corpo della giovane mamma. Infatti si tratterebbe dei terreni di proprietà della famiglia di Filippo Russotto e una zona impervia caratterizzata da anfratti rocciosi, miniere di zolfo con tunnel profondissimi e aree golonali. Qui negli anni sono nate delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. Proprio qui potrebbe esserci il corpo di Jessica Lattucca. Questa mattina i carabinieri del RIS hanno lavorato all'interno della casa di Favara di Filippo Russotto, posta sotto sequestro. Ieri la svolta delle indagini, dopo che i carabinieri hanno notificato a Gaspare Volpe, ex datore di lavoro di Jessica, oltre che un ordine di carcerazione per scontare in prigione un cumulo pena residuo per un reato nei confronti della ex moglie, anche un avviso di conclusione indagine per un altro procedimento. Durante le indagini, proprio per reati di estorsione, è emerso che Volpe sarebbe l'organizzatore di un giro di prostituzione insieme ad un altro pregiudicato del posto, Nino Ferraro. Le prestazioni sessuali delle ragazze venivano pagate con pochi euro, dosi di cocaina e panini. Sono pronti anche gli scavatori laddove si rendesse necessario il loro utilizzo per scavare in profondità.